Ciao ragazzi, come promesso, oggi riporto il Leopard 2 PSO, una delle belve, perché così va chiamato, una delle belve appena aggiunte sul gioco. Non lo portava nessuno, quindi ho detto dai, lo porto io, vediamo un po' come si comporta questo carro. È assolutamente devastante, non ha rivali, cioè ne ha pochissimi, la corazza è ancora più alta, contate che solo in questa zona ci sono tipo 520 mm più altri 560, quindi siamo oltre 1000 millimetri di spessore. Ovviamente anche sull'altro lato non vi preoccupate, è veramente impossibile che vi possano penetrare in torretta. Anche con i missili il carro se ne fregherà altamente, anche sui fianchi, quindi veramente potrete stare molto tranquilli. L'unico problema, ragazzi, che è il punto debole principale di questo carro, vi faccio subito vedere, è proprio qui, a prescindere che sto sparando con lo stesso proiettile in un Leopard, ma è qui, guardate, nel momento in cui lui vi spara lì. Ah, vabbè, no, con questo proiettile, scusatemi, guardate, se vi sparano nel cupolotto, si comando, ragazzi, cercate di tenere sempre lo scafo del carro nascosto, potete uscire la torretta può essere danneggiata ma non può essere distrutta, quindi fidatevi, usate questa strategia perché anche ha un ottimo tempo di ricarica, 6.4, non c'è nessun autoloader, c'è il servente con la cruise sviluppata al massimo, quindi vi consiglio di farlo perché vi darà tantissime soddisfazioni. Non mi dilungo più di tanto, io vi invito a lasciare un commento qui sotto per dirmi che cosa ne pensate di questo video, ovviamente alla fine del video, e niente, partiamo subito. Ok ragazzi, allora l'obiettivo sarebbe quello di aspettare tutti quelli che avanzano su Charlie e vediamo un po' che cosa succede. Ok. E vabbè, dai, ok, motore. Ok, senza mirare, o meglio, non è che non ho mirato, semplicemente non ho puntato bene. Di nuovo artigliere. Dai, forza, che non si vede niente. Dai, che ci dobbiamo togliere da qui. Ok, via. Buttiamo l'artiglieria su Charlie e muoviamoci. La retromarcia è anche ottima, quindi non possiamo assolutamente lamentarci. È uno dei carri più mobili del gioco. Forse la visione termica lascia un po' a desiderare, però non si può avere tutto dalla vita, no? E quello che cavolo è? Oh, c'è uno qui dietro, via via via, via, marcia veloce. va bene, va bene. Ne abbiamo uno qui davanti. Maledizione. No, no! Sì! No, vabbè ragazzi, non ci credo, non ci credo! Ma li stiamo finendo tutti i colpi! Andiamo a conquistare Charlie, dai! Però ne sento un altro qui, ragazzi. E ho visto anche il K50 di prima che non... Ok, no, è un alleato quello che sta sulla nostra sinistra. Dobbiamo
giusto? Sì, avanziamo. Aspettiamo un attimo. Dai, 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 forza, 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 forza. Vedi, te lo colpiamo? Sarebbe stato davvero bello, però. Però i team sono molto lenti, quelli di prossimità. Ci picchia, vai, 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 vai. No! No, vabbè, dai, 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 dai. Ok. Spero sia ancora vivo il nostro amico, sì. Qualcun altro ci ha sparato lì. Ce l'ha avuto proprio davanti. Ho detto ok, oh, vabbè, ok. No! No! Ma non ho avuto il tempo di ruotarmi, maledizione! In teoria dovrebbe prenderlo. Poi la pratica è tutta un'altra storia. Ok, vai ora. Ora dovrebbe prenderlo sicuro al 100%. Addio. Infatti. Speriamo di non abbattere l'elicottero con la bomba. Dai, 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 dai. Su, su. Bomba? Sì! Yes! Perché? Beh ragazzi, non male, 8 kill, un aereo, 2 assist. Va bene, no? No, madonna. Ok, abbiamo avuto la fortuna di sopravvivere. Basta, andiamo qui. Oh cazzo. Dai, 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 ok, da grande, grande. Questa 12-7 è stata un'ottima idea. Un'ottima, una grandissima idea. Ecco, però ogni tanto poi si incanta, cioè non è così agile come gli altri leopard, però ci può stare, cioè sicuramente pesa un po' di più visto le corazze aggiuntive e tutto il resto. Forza e via, 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 muoversi, via, 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 via. Dai che forse ci ho preso la mano, dai. Però non voglio tirarmi i piedi che sennò faccio una figura di cacca. Aspetta, c'è qualcuno su Alfa, ma dove? Eccolo. Già, non sa neanche che cosa lo abbia sparato, ma va bene così. Retromarcia.
Cos'è che è volato sopra? Oh cavolo. Oh cazzo. Già, Abrams. Bam, ciao. No, missile, dove... Eccolo. No, devo sganciarle tutte. Ah, ok, ne abbiamo ancora due. Vabbè, dai, ce le teniamo. Il radar non mi dà nulla. Ok, ce l'abbiamo davanti a sinistra. Vai, 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 vai. Sì, cavolo, sì. Ma vieni, vai, 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 via, 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 veloce, veloce. Siamo fuori col cannone? Dai, sì. Va bene, va bene, va bene. Abbiamo fatto un po' di roba. Ragazzi, spero che con questo video abbiate capito le potenzialità del carro. Sicuramente meglio di un autoloader, di alcuni autoloader. Poi ovviamente se ci mettete un paio di cespugli, ancora meglio, perché sarà ancora più difficile da individuare. Vi ricordo che per poter avere una visione più nitida, di utilizzare la visione termica del capocarro e non quella dell'artigliere, in quanto ovviamente questa è di prima generazione e l'altra è di seconda. E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Ovviamente lasciate un like e un commento qui sotto. Noi ci vediamo presto, molto presto, in un prossimo video. Ciao ragazzi!